volevo ringraziare tutti, senza nessuno escluso. Un ringraziamento particolare questa sera lo dovremmo fare a chi ci ha ospitato, alla libreria Cerrelli, che ci ha ospitato e ci ha dato la possibilità di presentare il primo laboratorio della creatività, che ha per tema la libertà, e questa sera noi ne parleremo sotto vari aspetti. Ma io penso che questa sera sia un appuntamento importante, perché il tema della libertà affascina da tanti punti di vista, che sia la libertà intesa come autorealizzazione dell'individuo o la libertà intesa come libertà espressiva del pensiero, libertà religiosa, libertà politica, libertà che nei secoli ha attraversato la storia umana, dando vita anche a dei continui conflitti. Io penso che oggi il valore della libertà sia un po' frainteso, nel senso che non è colto il significato pieno di questa parola, di questo valore. Libertà che esiste al di là delle norme, al di là delle leggi, al di là degli altri valori. La libertà è ciò che si unisce ad un altro valore fondamentale, che è quello della vita umana. Ecco, libertà di essere e libertà di esistere, penso, sono i due cardini fondamentali della nostra civiltà a cui ci dovremmo rifare. Perché l'Associazione Le Arnie sta dando un contributo ad attivare delle riflessioni, sia in chiave etica, ma anche in chiave appunto letteraria. La letteratura ci dà delle possibilità riflessive abbastanza ampie, partendo da una riflessione che abbiamo fatto su questo verso di Dante: libertà si va cercando chi per lei vita rifiuta, e naturalmente una riflessione che poi attraversa tutta la letteratura. Ecco, la letteratura può dare un contributo da questo punto di vista, con le parole, a rendere attuali determinate e profonde ricerche sul significato di libertà. Letteratura, ma non solo, arte figurativa, arte musicale, arte recitativa. Il tutto per dire che proprio nella creatività si strinseca forse il più alto significato della libertà di spaziare mentale e spirituale degli individui. Allora, siamo qui col presidente dell'Associazione Le Arnie, dottor Gaetano Scicchitano, in occasione di questo laboratorio creativo sulla libertà. Ci vuole dire innanzitutto l'Associazione Le Arnie che cosa vuole inaugurare culturalmente nella città di Crotone con questi laboratori creativi? Allora, con questo evento culturale noi diamo inizio al ciclo dei laboratori della creatività, che sarebbero delle iniziative culturali a tema, nei quali il tema viene affrontato secondo diverse modalità espressive, artistiche, con poesie, quindi riflessioni a carattere saggistico, magari anche pitture e musiche, insomma. Per questo evento il tema è quello della libertà, e noi abbiamo tratto spunto da alcuni versi del primo canto del Purgatorio della Divina Commedia, nel quale si parla della libertà, della morte per la libertà, insomma. Quale può essere il significato odiernamente di questa parola libertà? Allora, noi il tema della libertà cerchiamo di affrontarlo a tutto campo, a 360 gradi. Già, come dire, le poesie dicono, ogni poesia già dice molto, accenna a molti significati e traccia anche delle prospettive, delle idee molto ampie. Poi chiaramente il concetto di libertà intanto ha un significato, come dire, antropologico, nel senso che è legato anche alle questioni fondamentali dell'esistenza umana, tipo la sopravvivenza, quindi il lavoro, quindi il bisogno. Quindi l'uomo non nasce libero perché è legato a dei bisogni, insomma. Quindi la libertà va guardata, il concetto di libertà va guardato attraverso un percorso storico sociale, no? Che sarebbe tutta l'evoluzione, insomma, della storia dell'uomo, perché l'uomo, come dire, non nasce libero, è sempre stato assoggettato nei millenni, nei secoli passati a forme di potere autoritarie, quindi il dominio delle classi preeminenti, quindi il potere politico, il potere militare, eccetera, eccetera. Quindi è chiaro che tutta la storia ha visto
un percorso dell'uomo verso la liberazione, quindi l'idea di libertà è stata teorizzata a più riprese nel corso della storia. E le diverse forme artistiche e letterarie in che modo possono contribuire all'elevazione umana verso la libertà? Allora, la poesia che noi in questa sera tratteremo ampiamente, la poesia chiaramente tratta della libertà, ma soprattutto in termini, come dire, di sentimento, di passione, perché la poesia è fatta di soprattutto di passione, quindi proprio attraverso la poesia esce fuori, come dire, questo profondo anelito dell'uomo verso un ideale profondo di libertà, insomma. Poi noi lo tratteremo anche attraverso canzoni, la musica, quindi canzoni che parlano di libertà, poi anche attraverso l'arte figurativa, quindi parleremo anche di alcuni quadri che hanno come soggetto, insomma, questo tema. Ok, quindi grazie al presidente dell'associazione Le Arnie per questa intervista che ci ha concesso. Libertà si va cercando, chi per essa vita rifiuta. E allora viva la libertà. Per correre miglior acqua alza le vele, ormai la navicella del mio ingegno, che lascia dietro a sé marsi crudele. E parlerò di quel secondo regno, dove l'umana spirte si purga e di salire al ciel diventa degno.